In Cina, il cenone della vigilia del Capodanno cinese rappresenta un pasto importante che tutta la famiglia deve preparare insieme. Tutta la famiglia si riunisce insieme per condividere la delizia dei cibi e la felicità della riunione. Fra tutti i piatti del cenone, il maiale croccante in agrodolce è piuttosto popolare per il suo colore dorato e gusto appetitoso. Gli ingredienti del piatto sono semplici e la ricetta è facile da imparare. Prima di tutto, tagliate il filetto di maiale a fette. Poi aggiungete vino da cucina e sale. Mescolate le fette di carne e fate marinare per 10 minuti. Mescolate amido di mais con acqua per creare un impasto liquido. Versatelo nella carne marinata e mescolate bene. Scaldate l'olio fino a 150 gradi Celsius prima di iniziare la frittura. Poi mettete la carne nella padella e fate friggere per 3-4 minuti. Fate sgocciolare la carne ed estraetela dalla padella. La prima frittura è completata. Ora scaldate l'olio fino a 170 gradi Celsius, una temperatura più alta. Rimettete la carne nella padella e friggetela per ancora un minuto. La carne fritta è croccante fuori e tenera dentro, mandando un profondo aroma. Il gusto agrodolce del piatto deriva dalla salsa. Versate prima aranciata e ketchup in acqua bollente. Poi aggiungete per ordine zucchero, aceto bianco e amido d'acqua. Mescolate finché la salsa non diventa vischiosa. Versate la salsa sulle fette di carne in modo omogeneo. Spargete scalogno e zenzero tagliati a julienne. Ora è pronto il delizioso piatto di maiale croccante in agrodolce. Il maiale croccante in agrodolce deriva dalla zona nord-orientale della Cina e vanta una storia di oltre 100 anni. Rappresenta non soltanto un piatto celebre sia in Cina che all'estero, ma anche un piatto classico nel cenone della vigilia del Capodanno cinese.